Un monitoraggio continuo attraverso le centraline per controllare la qualità dell'aria e fronteggiare l'emergenza inquinamento. Il presidente dell'ARPA Campania, Stefano Sorbino, ribadisce l'azione messa in campo dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, evidenziando le difficoltà riscontrate in questo periodo. Un periodo complessivamente difficile questo, e non solo in Campania, i mesi invernali, anche probabilmente per effetto dei riscaldamenti, dei camini e via dicendo, e naturalmente poi bisogna analizzare i dati per i singoli siti di rilevamento e in relazione alle criticità locali, sia pure in un'ottica spesso di area vasta, perché poi i provvedimenti di contrasto all'inquinamento atmosferico rappresentano una serie di misure combinate che devono essere valutate anche in relazione all'area vasta e in relazione anche alle problematiche meteoclimatiche del territorio, oltre che alla produzione di fattori inquinanti. Attenzione alta anche sulle fonderie Pisano, stabilimento che da anni è al centro di una querela per i presunti danni ambientali provocati al territorio salernitano. È una problematica molto complessa e articolata in una serie di procedimenti, non è facilmente riassumibile. Posso soltanto dire che da parte nostra, come doveroso, vi è il massimo livello di attenzione nelle attività di controllo e di monitoraggio a cui siamo preposti.